Buon anno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione locale di Radio Siena TV. Partiamo dal Capodanno in piazza, che ha avuto un grandissimo successo. Quasi 20.000 presenti da ogni parte d'Italia. Soddisfazione anche da parte del sindaco. Vediamo. Circa 20.000 persone arrivate da tutta Italia hanno riempito Piazza del Campo nell'ormai tradizionale appuntamento con i festeggiamenti dell'ultimo dell'anno. È stata una serata molto piacevole, con i tanti presenti che sono stati allietati dalle musiche della band fiorentina Banda Bardò. Sul palco si sono poi succeduti alcuni DJ fino a tarda notte. Anche Siena TV ha partecipato all'evento con una lunga diretta che ha accompagnato tutte le persone che non erano presenti fisicamente in Piazza del Campo. Soddisfazione per la bella riuscita dell'evento anche da parte del sindaco di Siena, Bruno Valentini, intervistato ai microfoni di Radio Siena TV. Nell'Italia del 2017, ha commentato il sindaco, un concerto come questo non si improvvisa ed è stato bello aver dato ancora una volta a Siena l'opportunità di una grande festa collettiva, molto divertente ed anche responsabile. Dietro un evento ben riuscito come questo c'è un grande lavoro di preparazione e di controllo, ha continuato il sindaco. Progettazione, realizzazione, comunicazione, sorveglianza e ripristino. Ma la notte di Capodanno non è stata solo il concerto in Piazza del Campo, perché sono avvenuti anche dei fatti di cronaca. Due aggressioni si sono verificate infatti in Via dei Termini e l'altra ancora da confermare in Piazza Tolomei. Matteo Borzi. Una notte dell'ultimo dell'anno piuttosto movimentata nelle vie del centro storico della nostra città. Sei botti sono stati sicuramente inferiori rispetto agli anni scorsi, anche in virtù del divieto emanato dal comune, si sono verificati però alcuni fatti di cronaca piuttosto preoccupanti. In Via dei Termini è avvenuta un'aggressione da parte di un gruppo di persone di nazionalità albanese a danno di un ragazzo italiano che mostrava i segni del giubbotto strappato, ma non lesioni gravi. Sono intervenute sul posto due pattuglie dei carabinieri che hanno rintracciato gli aggressori nei vicoli vicini. Le forze dell'ordine aspettano adesso che la vittima dell'aggressione faccia querela e riconosca e identifichi gli aggressori per poter procedere penalmente nei loro confronti. Un'altra aggressione è avvenuta in piazza Tolomei, ai danni di alcuni ragazzi senesi che stavano festeggiando il nuovo anno per le vie del centro. Qui sarebbero volati anche dei pugni, ma anche in questo caso non ci sono certezze sulla dinamica dell'evento e sugli eventuali responsabili. È solo chiaro appunto che si tratta di un'aggressione. Ondata di furti a Siena e provincia nella notte di Capodanno. Colpita la Coop a Bonconvento e alcuni appartamenti a Castellina Scalo. Vediamo. La serata dell'ultimo dell'anno, con tutte le persone intente a festeggiare l'arrivo del 2018, è stata terreno fertile per i ladri, che si sono messi in azione a Siena e dintorni. A Bonconvento, dei malviventi hanno prima cercato di portare via la cassaforte dal supermercato Conad e successivamente hanno effettuato un colpo alla Coop. I ladri hanno deciso di inaugurare il nuovo anno facendo razzia anche a Castellina Scalo, nel comune di Monterigioni, dove sono state colpite numerose abitazioni, specialmente in via del Rugio. Alcuni furti sono riusciti, altri falliti. I ladri, approfittando della distrazione dell'area di festa, sono entrati anche in alcune case dove all'interno si trovavano i residenti, segno questo di estrema temerarietà. Grande paura tra gli abitanti del paese, che già un anno fa subirono una preoccupante ondata di crimini, che creò forte allarme sociale, tanto che il comune dovette intervenire con l'installazione di un nuovo sistema di videocamere. E sempre in tema di furti, i carabinieri di Poggibonsi hanno arrestato due Rom italiani di etnia Sinti, sorpresi a rubare in un appartamento a Colle Valdelsa il 29 dicembre. Sentiamo Tamponi. Si è fatto uno studio di diversi episodi delittuosi, di furti che erano avvenuti nei giorni immediatamente precedenti, anche perché era abbastanza prevedibile che in periodo festivo, sotto Natale e Capodanno, le case lasciate sole dai proprietari che sono andati in ferie sono un obiettivo interessante per le bande, per le batterie di ladri provenienti da varie parti d'Italia, non dal senese, questi in particolare venivano dalla provincia di Pistoia, da Borgo Abuciano. Zingari Sinti, tutti diciamo, vecchie conoscenze delle forze dell'ordine con tante precedenti denunce. Studiato il modus operandi, che era appunto quello di lasciare un palo in un punto strategico con la macchina e di lanciare poi due persone ad aprire gli appartamenti, i militari hanno colto proprio il momento in cui il palo e i due ladri, i due complici, si sono separati. Hanno catturato il primo e poi hanno atteso che rientrassero dal furto i due.
In realtà quel furto è andato male, nel senso che non è stato compiuto. Dopodiché nella colluttazione uno è stato catturato ancora dei ladri, mentre l'altro no. Fortunatamente ha chiamato una signora immediatamente dopo dicendo di aver avuto un furto meno di un'ora prima. Quindi i carabinieri di Poggibonsi hanno proceduto per un furto consumato e un furto tentato. Rimaniamo ancora in Val d'Elsa. Arrestati due kosovari e un albanese per una rissa all'interno di un locale notturno di Poggibonsi, il Daytona Luxury. Quando i tre sono stati portati al pronto soccorso, hanno ripreso a picchiarsi e sono stati tutti arrestati ai domiciliari in attesa di processo, mentre un quarto uomo, un pakistano di 27 anni, è stato denunciato. E veniamo alle notizie della politica. Il colpo di scena è arrivato proprio pochi giorni prima della fine dell'anno. L'assessore Anna Ferretti si è dimessa per difendere le proprie ragioni in un contenzioso con il Comune. Arrivano come un fulmine a ciel sereno al termine di una serie di conferenze stampa per comunicare tutte le attività ed i successi dell'assessorato alle politiche sociali le dimissioni dell'assessore Anna Ferretti. È lei stessa a darne comunicazione in piena notte sul suo profilo Facebook spiegando le motivazioni. A rendere improrogabili le dimissioni è stata una questione edilizia per un appartamento acquistato 10 anni fa. I proprietari delle abitazioni si sono visti contestare dal Comune di Siena l'irregolarità di alcuni volumi seminterrati che invece al momento dell'acquisto erano stati ritenuti regolari. Dovendo quindi entrare in contenzioso con il Comune per difendere le proprie ragioni, l'assessore Ferretti è stata costretta a dimettersi. Centinaia gli attestati di stima e di solidarietà, prima tra tutte quella del sindaco che si è augurato che la vicenda possa concludersi al più presto. Adesso comincia il toto assessore. Non sarà facile trovare una sostituzione ad Anna Ferretti per un periodo di appena 4 mesi. Un nome circolato subito dopo le dimissioni è quello di Fiorenza Natrini, ma non è da escludere che la delega sia temporaneamente affidata ad un assessore già in carica, ottenuta dallo stesso sindaco. Restiamo sempre in provincia. Sul Monte Ameata le raffiche di vento hanno provocato danni e fatto cadere diversi faggi. Lorenzo Agnelli. Sfiorata la tragedia sul Monte Ameata. Erano circa le 16 di ieri, 1 gennaio, quando una famiglia di Abadia San Salvatore stava percorrendo in auto la strada provinciale che conduce ai campi da sci delle Macinaie. Subito dopo una curva il conducente si è ritrovato davanti uno spettacolo inquietante, 7-8 faggi totalmente accasciati sulla carreggiata, con ancora la polvere degli alberi che si levava in aria, segno che il fatto era appena accaduto. Si tratta di piante di faggio giovani, alcune spezzate, altre divelte a causa dei forti venti e di una probabile tromba d'aria. Scampata la tragedia, la famiglia ha avvertito subito il 112 e si sono attivati i vigili del fuoco per ripristinare e sistemare l'area. Infatti, dopo poco meno di un'ora, sono riusciti a sgomberare la via rendendola di nuovo transitabile. La tempesta di vento ha creato qualche danno anche sul paese di Abadia San Salvatore. Un cedro è caduto su alcune macchine parcheggiate, ma il forte vento ha fatto cadere anche altri alberi, lampioni e cartelli stradali, senza però creare nessun altro danno. Anche ad Abadia San Salvatore i tecnici, operai comunali, polizia municipale, volontari della protezione civile e vigili del fuoco si sono subito attivati per mettere in sicurezza le zone interessate. E veniamo adesso alle notizie sportive. Pareggio a reti bianche per la Robur nel derby di fine anno contro il Pisa. Ad approfittarne è così il Livorno, che vola a più 12 in classifica sulle inseguitrici. Sentiamo mister Mignani nel post partita. Sono soddisfatto della partita di oggi perché abbiamo giocato contro una squadra forte, che è venuta qui, a mio modo di vedere, con il primo pensiero di non prenderle. E questo gratifica il mio lavoro e il lavoro dei ragazzi, perché quando tu giochi una partita di questo genere in questa posizione di classifica, dove potenzialmente è vero che il campionato non finiva oggi, ma potenzialmente la squadra che doveva rischiare qualcosa in più doveva essere il Pisa, perché era sotto di noi, e invece il Pisa è venuta con le sue forze, con le sue qualità, però la sensazione era quella che volesse non prenderle, e questo mi rende soddisfatto. Ma è un po' la caratteristica, secondo me, che ci contraddistingue dall'inizio dell'anno. Sono la nostra squadra di giocatori di gamba che magari non hanno tanto peso, nel senso che quando vanno a fare un contrasto con una squadra tipo quella del Pisa, sotto l'aspetto dei chili possiamo cedere qualcosa, ma sotto l'aspetto della corsa mi sembra che arriviamo bene fino in fondo. Quindi
Ci abbiamo provato fino alla fine, la partita è stata equilibrata, alla fine veramente poteva finire in un modo o nell'altro, è finita pari, probabilmente il pari è giusto. Io vedo sicuramente il bicchiere mezzo pieno. E a margine del match contro il Pisa ha parlato anche il presidente della Roburziena, Anna Durio, sulla vicenda del ricorso da parte dei soci di minoranza. Sentiamo. Sono, diciamo, soddisfatta di come è andata la partita, sono più che felice di come sta andando l'annata e di come si è chiuso l'anno. E volevo fargli auguri di buon anno a tutti, approfittando che ci siete tutti, e volevo darvi una notizia, visto che ahimè un po' di tempo fa qualcuno l'ha pubblicata, io vi do il seguito che di questa cosa, in riferimento all'azione proposta dai soci di minoranza che impugnavano l'ingresso dei nuovi soci dell'assemblea, e avevano impugnato l'assemblea che avevo fatto con i nuovi soci, il giudice ha sciolto la sua riserva rigettando il loro ricorso, ritenendolo infondato. E passiamo adesso al basket. Dopo due KO consecutivi torna alla vittoria la Soundreef Menzana, che batte Roma 102-88 portandosi a 12 punti in classifica. Sentiamo coach Mecacci nel post partita. Oggi tenderei a sottolineare la prestazione di carattere della maggior parte dei giocatori di questa squadra, che con le spalle al muro, venendo da due sconfitte consecutive, come era già successo nella partita contro Latina, ma in maniera peggiore perché contro Latina eravamo avanti di 10 all'intervallo, oggi eravamo sotto di 8, hanno reagito, hanno messo quell'energia che era necessaria per fare la partita in difesa, e lì onestamente l'abbiamo girata. Tutto questo non era facile perché la gestione della partita con i due centri, Vildera e Simonovic, caricati di falli, non era semplice. La rotazione senza Borsato, che probabilmente si è fatto male, forse anche in maniera seria, non era semplice. Quindi tanto di cappello a questi giocatori che oggi con le spalle al muro per la seconda volta hanno reagito e hanno colto una vittoria importantissima, stante anche i risultati degli altri campi, che ci permette di andare a finire l'anno con una partita ancora da giocare nel turno di andata, con 4 punti di vantaggio su tutte le terzultime, in attesa poi ora di fare il conto il 1° gennaio su quanti giocatori sono acciaccati, su quanti giocatori sono sani, e prepararci poi per quello che sarà l'anno nuovo. E chiudiamo con il volley. Grande vittoria per l'Emma Villas contro Aversa. I senesi si impongono per 3-0 e salgono in terza posizione in classifica. Sentiamo le parole di coach Cichello. Io credo che, bueno, prima devo fare complimenti alla squadra, ai giocatori, perché oggi hanno potuto espressare cose che io vedo ogni giorno in allenamento. Siamo stati molto bravi, soprattutto nel lavoro muro difesa. Credo che abbiamo messo in difficoltà una squadra che è vero che dopo il secondo set un giocatore molto importante per loro come Libraro è uscito fuori, però quando lui era anche dentro campo noi abbiamo controllato una squadra che, come tu hai detto, iba terza in classifica perché aveva fatto dei punti con le squadre, anche aveva battuto 3-1 a noi nell'andata, quindi sono contento per quella prestazione di oggi. Oh, senza dubbio, bueno, ci siamo un po' dispiaciuti delle ultime due sconfitte di fila, non possiamo nasconderci, avevamo un'alta aspettativa sia per Bergamo sia per la partita di Santa Croce, ma bueno, adesso pensiamo, guardiamo avanti, faremo un bellissimo tanti auguri di buon anno a tutti e speriamo dell'anno prossimo poter rivedere più prestazioni come questa in futuro. Ed è tutto per questa edizione, di nuovo buon anno a tutti e buon proseguimento di giornata con i programmi di Radio Siena TV.